Benvenuti a tutti e a tutti, questa nuova puntata del podcast Siamo Artigiani Veri. Oggi siamo in compagnia di una nuova artigiana e mi raccomando, condividete il podcast Siamo Artigiani Veri, mettete like e seguiteci a questa terza stagione del podcast Siamo Artigiani Veri. Quindi non perdiamo altro tempo, oggi intervistiamo a Gloria. Ciao Gloria! Ciao Federico! Come va? Tutto bene? Tutto bene, tu? Bene, bene. Ascoltami, per chi non sa chi sei e cosa fai, ci vuoi un attimo raccontare la tua storia? Con piacere. Intanto ti ringrazio per avermi coinvolta nel tuo progetto. Grazie a te per aver accettato. E allora, io sono Gloria Latorre e faccio un prodotto un po' particolare, perché mio papà era un calzolaio e quindi io rivisitato il suo lavoro e l'ho trasformato un po' più nelle mie corde. I miei studi sono prevalentemente artistici, perché ho fatto il liceo artistico, poi ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Firenze, ho fatto scenografia e per un decennio della mia vita ho lavorato su set pubblicitari e televisivi. Nel 2010 mio papà, andando in pensione, rimanevano queste forme delle scarpe con cui lui lavorava e utilizzava appunto per fare le scarpe, e le ho recuperate tutte io, tenendole in stand-by per un paio d'anni. E poi mi sono inventata questo prodotto, ho detto come posso utilizzarlo, e sono diventate, le trasformo in appendiabiti. Ah. E come ti è venuta questa idea? Perché magari noi siamo sempre abituati a la scarpa, utilizzarla per camminare, quindi è una cosa completamente nuova. Come è avvenuto tutto questo cambiamento? Allora, diciamo che appunto, avendo fatto questo percorso artistico, ho sempre avuto la necessità di utilizzare le mani, quindi ho sempre avuto un laboratorio dove prevalentemente dipingevo, e all'inizio queste forme io le dipingevo e creavo la figura della scarpa, ma non avevano abbastanza forza, per cui poi insieme a mio papà ho imparato a costruire la tomaia. Okay. Io costruisco una vera e propria tomaia, senza mettere la fodera, la suola, il tacco, e poi con l'aiuto di altre figure artigiane, come appunto il fabbro, ho sviluppato il gancio e poi ho pensato a un mio logo che si chiama appunto Gilde Scarti e Mestieri. Okay. Scarti perché prevalentemente io utilizzo le forme già utilizzate dai calzolai, quindi io lascio tutto il vissuto, tutto il costruito di altre mani e poi io vado a interpretare vari modelli da uomo, da donna, e alla fine di produrre un oggetto che ha una sua utilità, quindi un incontro tra l'essere artistico e il design.
Ma Quindi, quando... Ah, sì, vai, vai. ecco, no, dimmi tu, No, no, se niente, no perché mi mi perdo. vengono in mente le idee, quindi, cioè, quando hai iniziato questa cosa, partendo magari da tuo padre o da chi ti conosce, come, cioè, ti hanno preso per, detto, ma no, ma non è un'idea che fa, che è giusta, le scarpe devono essere giuste, perché magari uno pensa all'artigiano un po'... come dire, un po' duro e sa quello che la scarpa serve appunto per indossare. Tu comunque hai creato una nuova forma e una nuova immagine, ecco, quindi era curioso Ah, sapere sì. come, diciamo, esternamente veniva recepito questa tua creazione praticamente. Allora, guarda, no, il feedback è sempre stato molto positivo perché le persone si sono sempre incuriosite. Allora, vado indietro. Nel Sì. 2010, finalmente, una volta che io costruisco questi 12 prototipi, e deposito il mio marchio, inizio a farmi un po' conoscere per una piccola nicchia nel Milanese, perché il mio laboratorio è nella periferia di Milano, a Bollate. E quindi niente, mi faccio conoscere un po' così e la cosa incuriosiva, piaceva, però avevo appunto delle piccole richieste perché dal 2010 al 2015 io comunque lavoravo nell'ambito sempre della scenografia. Poi nel 2015 decido di fare il salto, il grande salto, e quindi a settembre vado a fare la mia prima fiera a Parigi, la Maison Mergé. E le persone si fermavano e mi chiedevano: "Ah, ma che numero è questo? Ce l'hai un 38? Ce l'hai un 39?" E io dicevo appunto: "No, perché non è un oggetto che va calzato, sono degli appendiabiti." E quindi è stato molto bello perché pensavano appunto: "È geniale questa idea." Però alcuni mi dicono: "No, è un peccato perché dovresti fare le scarpe." E ti dico, non ti nascondo, sì, mi sarebbe piaciuto imparare anche a fare le scarpe. Però secondo me è curioso anche così. Vengo appunto da una formazione artistica e per me questa è la mia forma d'arte che mi rende, che mi appaga, ecco. È la forma d'arte che è andata oltre. A me è sempre piaciuto dipingere, ma questa proprio è la mia forma d'arte, la mia identità. Infatti è anche giusto che sia così, perché se no non saresti tu, quindi è giusto quello che dici, è giusto che continui a fare quello che fai, creando una cosa che va oltre all'ordinario, dove noi siamo abituati a vedere la scarpa come una scarpa, un oggetto da indossare. Tu in qualche maniera l'hai ricreato. Sì, Quindi che poi in realtà non è tanto poi la tomaia, ma l'oggetto a cui io do valore è la forma in sé. È la forma, e ripeto, io prevalentemente per quanto riguarda le forme da adulto tendo ad utilizzare delle forme già state utilizzate. Ok. Quindi alcune sono abbastanza massacrate, ecco, passami il termine. Sono tutte in legno, non uso forme di plastica perché a me piace proprio la materia, le prime materie uso ferro per il gancio e il legno, che sono i due materiali per me d'eccellenza, diciamo.
E quindi queste forme qui sarebbero in qualche modo uno di quei prodotti che poi vengono buttati via, perché l'intenzione principale quando mio papà chiuse il suo negozio, mia madre voleva regalare le forme a mia sorella da bruciare nel camino. Ah, ok. Ecco, e quindi io gli ho dato questa seconda vita. No, infatti, bellissimo, cioè, Sì. è geniale come cosa, ma visto che tu prima, Gloria, dicevi che riutilizzi i materiali di scarto, Sì. quanto materiale di scarto c'è nel tuo, tra virgolette, diciamo, settore? E quanto gli artigiani, per quello che sai tu, la tua esperienza, scartano realmente? Perché adesso si parla molto di non inquinare tanto, quindi magari anche capire da un altro punto di vista, a livello artigianale, quanto scarto c'è e come viene, se è troppo, se è meno, se è, che situazione c'è, insomma. Dal tuo punto di Allora, vista, eh? sì, nella mia esperienza, ecco, per quelle persone che Esatto. ho potuto conoscere, io ho conosciuto qualche anno fa un laboratorio artigianale dove fanno delle borse meravigliose e loro, come me, ogni pezzettino di pelle, che avanza, lo tengono, lo conservano in varie scatole. Suddivise per qualità di pellame e colore. E non lo buttano, non lo buttano perché loro fanno anche riparazioni, per cui potrebbe servire quel determinato pezzettino per la ricostruzione di qualche cosa, che sia una borsa, che sia un portafoglio, una cintura. Io compro i pezzami, quindi sono tutti pellami di fine serie, perciò ecco, magari prendo 10 pezzi che sono di fine serie e quindi quello che posso realizzare con quel tipo di pelle è unico, perché ho quella tiratura lì. E sono allora, a quello che io acquisto a sua volta è qualcosa che è avanzato da una produzione precedente di borse, cinture, scarpe. Ecco, io lavoro in questo In modo, in questa questo maniera. senso qui. E poi c'è un modello in particolar modo dove io unisco la pelle a dei francobolli, faccio una base di francobolli e questi francobolli sono tutti marchiati. No, sì, non sono pezzi da collezione di valore, però sono tutti marchiati e anche queste li prendo nei mercatini, insomma, faccio sempre un po' delle cacce al tesoro, ecco. Ecco, il mio lavoro è anche un po' dispendioso da questo punto di vista nel tempo. Sì, ho capito, chiaro. E secondo te, Gloria, adesso magari, forse per chi ci ascolta, è difficile immaginare che tipo di cliente viene da te, però sarei curioso che ce lo spiegassi tu. Cosa ti chiedono, se sono gente, visto che abiti a Milano, che tipo di cliente viene da te e cosa ti chiede? Allora, diciamo che io prevalentemente lavoro con una clientela estera. Ok.
Però le persone, in genere, le persone che vengono da me sono delle persone che sono molto attente all'artigianalità, ecco. Anche perché è un lavoro a cui bisogna dedicare del tempo e quindi ha anche un costo. Prevalentemente donne, anche se qualche anno fa ho arredato un hotel a Malta e questo imprenditore, che purtroppo non c'è più, si era innamorato del mio progetto e lui aveva un hotel in costruzione, quindi lui mi ha conosciuta a Parigi, siamo rimasti in contatto per circa un anno e poi abbiamo scelto cinque tipologie di modelli che potessero andare bene per il layout dell'arredamento che aveva in mente di realizzare, e con i relativi colori, eccetera. E quello è stato un lavoro lungo, ma veramente appagante dal punto di vista personale. E mi è capitato anche altre volte di realizzare sempre su commissione dei modelli specifici per degli hotel boutique, dei bed and breakfast, e quindi ecco, è una clientela medio-alta. E invece per te, Gloria, cosa vuol dire essere artigiana, fare con le mani la parola stessa artigianalità? E qui ci sarebbe una serie di aggettivi da utilizzare, perché per me l'artigianalità è arte, è valore, qualità, è cultura, è passione, l'attenzione ai dettagli. Devo anche dire che l'artigianalità oggigiorno è un lusso. È un lusso per una serie proprio di conseguenze, i materiali hanno un costo, l'artigiano comunque si deve tutelare da solo proprio a livello burocratico, di tasse, eccetera. Però ecco, c'è una cosa che il lavoro artigianale si contraddistingue proprio per questa minuziosità che ha nel lavorare con passione e mettere tutto se stesso, ecco. Il lavoro delle mani non potrà mai essere sostituito per me a una macchina, perché dietro al lavoro di una persona c'è del sentimento, e questo, ecco, è il valore aggiunto. Secondo te, Gloria, c'è un visto che dove vivo io nelle Marche, sto lavorandoci spesso con gli artigiani, noto che c'è un problema abbastanza serio, il ricambio generazionale, cioè vedo che ultimamente, negli ultimi anni, si fa sempre più fatica un po' per pigrizia, un po' per oddio, adesso non mi viene il termine, però difficoltà anche dell'artigiano nel tramandare. C'è un ricambio generazionale, tu vedi nei giovani o comunque sia anche negli artigiani la voglia di trasmettere la propria arte, il proprio mestiere. Allora, ti rispondo proprio
facendo riferimento ad un calzolaio che conosco e lui lavora a Novate. Ok. Lui lavora a Novate e sta per andare in pensione perché Ah. ha tutti gli anni per poter chiudere la bottega. E lui dice: io è da anni che cerco dei ragazzi, vado anche qua vicino al pub dove c'è la mia bottega e quando vedo questi ragazzi 18-20 anni così, gli dico sempre: il sabato vieni da me in bottega che ti insegno un mestiere. Intanto io ti insegno un mestiere, poi magari ti tornerà utile perché nella vita non si sa mai. Certo. E sinceramente lui dice: è un peccato perché Non non trovo riesco. interesse, non c'è interesse. Poi sai, è vero anche che se si ha una famiglia che avvia un'attività, magari è già più semplice per i figli portare avanti l'attività che ha costituito il padre, la madre, chi che sia. Io sento che, allora, è vero che questo problema esiste, ma è anche vero che si inizia a parlarne spesso. Ok. Perciò vorrei dare fiducia, io sono fiduciosa, adesso in questo momento il problema è reale, ce ne sono pochi, Esatto. però se ne inizia a parlare, quindi io ti ringrazio ancora perché tu hai questo podcast che può spingere la curiosità di un ragazzo ad avvicinarsi all'artigianalità e per portare avanti appunto la cultura del nostro paese. Io ti dico, io faccio questa fiera ormai, la faccio da 8 anni e la faccio una volta all'anno a Parigi a settembre. E incontro, io sono proprio nel padiglione craft, quindi lavori fatti a mano, dove c'è l'atelier d'art de France, ci sono tutti artigiani, sono bravi, ci sono anche proprio delle persone che sono delle eccellenze nel loro campo, ma noi italiani abbiamo veramente, noi siamo bravissimi, noi italiani perché cioè, abbiamo questa distinzione regionale, ogni sua regione ha un'identità. E quindi davvero bisogna stimolare i giovani per mantenere la nostra cultura alta, anche perché l'italiano, con tutti i suoi difetti, però l'italiano piace nel mondo. Gli stranieri hanno, che poi a me questa parola non piace tanto utilizzarla, straniero, però chi non è italiano apprezza molto la nostra cultura, il nostro paese e quindi dobbiamo veramente tenere alta la nostra bandiera tricolore. Ma tu quando vai in Francia, no, che fai questo mercato, questa fiera, scusami, noti delle differenze tra, adesso lo dico stupidamente così, tra noi e loro, oppure diciamo siamo sulla stessa barca, nel senso che magari loro forse sono più aiutati o cioè cosa noti di differenza? Ma allora, l'Atelier d'Art de France è una fondazione molto forte, sono proprio tutelati gli artigiani. Ora, io faccio questo lavoro con le mani, ma non sono inserita nell'artigianato, perché diciamo che io lavoro proprio ancora così, come libera professionista. Certo.
ho anche tanti altri progetti, eccetera. E ecco, sì, sono tutelati perché sono coinvolti in tante cose, però io faccio quello che riesco a fare nel mio, quindi questa cosa non fa testo. Forse non ho compreso bene la domanda. No, A livello. nel senso che se magari a livello anche burocratico oppure a livello di eventi o non so, anche di aiuti, se... Sì, secondo me sì, loro vengono tanto aiutati. Ok, chiaro. Questo dal mio punto di vista e nella mia piccola esperienza, perché Certo. ripeto, io comunque è vero che il mio marchio nasce nel 2010, però a tempo pieno è da 8 anni che io eseguo questa attività, quindi è ancora un campo per me da esplorare e da approfondire. E quindi, ecco, a primo impatto ti dico, io vedo che sì, loro sono coinvolti molto e sono tutelati. Se invece la domanda era anche proprio a livello di prodotto in sé, di qualità di prodotto, sono bravi, indubbiamente sono molto bravi. Però quello che mi è capitato di sentir dire appunto gli italiani, tipo quando si fermano davanti agli stand degli italiani, è bello, ma è italiano. Ecco, C'è quasi un po' secondo me, una sorta sì. di invidia, ma anche di rispetto, nel senso perché è proprio made in Italy. Volevi dire Proprio questo? rispetto, ecco, non tanto invidia, ma quanto come rispetto. Sì, sono italiani. Ecco, io faccio questa fiera qua e ho conosciuto altre persone che arrivano dall'Italia come me e comunque anche loro vengono acclamate con rispetto. Adesso mi sfugge il termine perché quando vengo intervistata mi emoziono sempre. Tranquilla, ma invece quando cosa consiglieresti magari? Prima parlavamo di giovani, cosa consiglieresti a una giovane donna, ragazzo, ragazza che ha questa passione e vuole scoprire il mondo dell'artigiano? Cosa ti verrebbe da dirgli? Di scegliere molto bene il prodotto da presentare, con cui poi alla fine una persona ci deve vivere, perché è sempre tutto molto bello quando viene raccontato. Poi in pratica è difficile in alcuni settori. Quindi scegliere un prodotto che abbia innanzitutto un mercato. E poi affiancare con umiltà chi insegna il mestiere e rubargli il mestiere, tra virgolette. Chiaro. Rubargli, ma nel senso proprio apprendere il più possibile tutto quello che ti viene fornito. Ecco, Chiarissimo. io però appunto in un mondo così veloce bisogna scegliere davvero Dove vuoi stare? l'ambito, sì, l'ambito che ti permetta anche appunto poi di lavorare di vivere con quello che fai.
magari forse all'inizio è difficile, però Sì, beh, l'inizio è difficile sempre un po' esatto. per tutti. Ci vogliono sempre almeno 3 anni, ecco, per sondare il terreno, farsi conoscere e investire. Ecco, un margine di tempo bisogna darselo. Però ecco, se si ha del talento, se si ha voglia, io dico perché no? Ok, ma secondo te Cioè, tutta una imparare un mestiere comunque è una cosa che ti rimane, ecco. Ma secondo te, Gloria, è tutta una questione di talento, creatività, o sono due cose che vanno di pari passo, o ci vuole anche altro? Allora, il talento, secondo me, cioè, innanzitutto ci vuole la manualità. Uno, Quindi la diciamo, è manualità, quella essenziale. devi un po' averla, poi la puoi perfezionare. Il talento anche, la creatività, secondo me, ecco, è l'unica cosa che bisogna coltivare sempre. Bisogna essere curiosi di guardare il mondo, ma guardarlo sempre. Prendere degli appunti, imparare dagli altri, confrontarsi con gli altri, perché lo scambio è importantissimo. E io appunto a volte faccio anche delle collaborazioni proprio perché mi interessa e mi serve per uscire dal mio schema, altrimenti, non so, non riuscirei neanche a crescere. Visto che poi il mio è un prodotto che appunto sta tra l'arte, l'artigianalità e il design, Certo. perché diventa poi alla fine un complemento d'arredo. Quindi sì, bisogna la creatività, quella è una cosa che va continuamente stimolata. Va bene, Gloria. E ascoltami, ci vuoi dare i tuoi riferimenti social, il sito internet, perché magari chi non ti conosceva prima di questa intervista è curioso di conoscerti, di sapere la tua realtà, vedere quello che fai, che secondo me è una cosa veramente meravigliosa. Ecco, insomma, se ci vuoi dare i tuoi Grazie. riferimenti. Allora, io sono. Allora, il mio sito è www.legilde.it. Ok. Poi mi possono trovare su Facebook come Gilde Scarti e Mestieri, che è il mio brand. E poi sono molto attiva invece su Instagram. Come le Gilde di Gloria. Ecco perché mi impegno tu quotidianamente con molta fatica a tenere attive le stories. Ecco, metto poco la faccia, però metto tante immagini. L'importante è quello. Ma degli eventi che farai quest'anno, ci vuoi spoilerare qualcosa? Ci saranno dei progetti nuovi e parteciperai. C'è un progetto nuovo. A fine marzo voglio, diciamo che appunto ormai mi sono iscritta, parteciperò a Unique che si trova a Lugano, nello scenario incantevole di Villa Ciani dal 22 al 24 di marzo e è una nuova esperienza. È una nuova esperienza e volevo fare qualcosa di uno un po' più vicino a casa, perché tutti gli anni andare a Parigi è impegnativo. ci credo. E poi appunto misurarmi con altre personalità, altre realtà sia artistiche che artigiane.
Ecco, questo è il progetto imminente. Okay. Io ti auguro allora tanta fortuna, Gloria. Grazie. Ti terrò aggiornato. Va bene, va benissimo, grazie mille e buona giornata, grazie tante. Grazie anche a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.